Cino Zonier e bentornati sul canale Elementis, di nuovo qui su My Time at Sandrock. Dobbiamo aspettare un diagramma a quanto pare. Non mi ricordo come al solito cosa è successo l'ultima volta, quindi chissà cosa è successo, chissà cosa dovremmo fare effettivamente. Però sì, mi ricordo che eravamo praticamente bloccati in un aspetta questo, aspetta quello, aspetta quell'altro. Ah, va bene, quindi io sono inutile, insomma. Puoi riconsultare ogni schermata tutorial dal menu di aiuto. Ma le schermate tutorial sono per chi vuole giocare bene a questo gioco, non per me. Cosa sta succedendo? Heidi aveva ragione. La base del ponte è già finita. Posso andare ad installare i tralicci di sostegno sulla Shonash Canyon. Bel muro invisibile. Posso installare? Dovrei averli già fatti. Ok, ah, ce n'è un altro di qua. Va bene, mi ha teletrasportato dall'altra parte della mappa, così a caso. Installa anche questo. Vai, due tralicci pronti per voi. Siete contenti, abitanti di Sandrock? Oh, guarda, sono Heidi e Mian. Ora Mian mi dirà, ma bravo che sei! Ah no, Mian no. Sono molto fiera di ciò che abbiamo realizzato. Abbiamo fatto davvero la differenza. Hurra! Abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro! Mi chiedo cosa direbbe di tutto questo la maestra Verna. Maestra Verna sembra un posto in Toscana. Il sasso spicco della maestra Verna. Sto andando nella direzione giusta per tornare a casa, vero? Sì. Allora. Non mi ricordo se avevamo della roba a riciclare, cose del genere. Probabilmente sì. Ho sentito che il ponte a cui hai lavorato verrà ispezionato presto. Che emozione! Non riesco più a pensare a niente di più divertente di un'ispezione. A parte... Oh, che mi dici di un questionario? Ho paura di Burgess adesso. Oddio, avevo già paura di Burgess. Una persona un po' particolare. Anche se ora che lo guardo bene mi ricorda un po' Gunther di Friends. Però in maniera sbagliata. Cioè di Gunther ha le cose un pochino creepy di lui. Non le cose simpatiche. E niente, qui continuo a non avere delle missioni, quindi vediamo. Qui non avevo nient'altro. Ho delle lettere. Sarà il diagramma che stavo aspettando? No. Ho iniziato a lavorare al design per il mio cartellone pubblicitario, ma è proprio vero, l'arte è difficile. Quindi ho chiesto a Pablo di lavorarci al posto mio. Puoi prendere il diagramma e poi installare il cartellone finito alla stazione ferroviaria? Con i miei più cordiali ringraziamenti. No, non c'è il dopo, vabbè. Postscriptum. Pablo chiederà un compenso quando andrai a ritirarlo, ma non preoccuparti, ti rimborserò il prima possibile. Lo spero. Arvio. Va bene, Arvio. Ci spero. Spero per te. Cioè. Perché io so dove trovarti. O conosco anche un'altra persona che vorrebbe tranquillamente sgozzarti dopo quello che le hai fatto. Ed è tua sorella. Tu devi avere paura di tua sorella. Ricordatelo. Anche perché è la sorella maggiore, quindi sì, deve avere paura della sorella maggiore. Oh no, ci sono poche cose. 8 barre di bronzo le possiamo fare. Questa non ho idea di come farla ed è la stessa cosa, quindi preferisco le barre di bronzo. Queste... No, preferisco le barre di bronzo. Sono la cosa più facile tra queste. Accetta. Sperando di avere i materiali. Ora sicuramente non abbiamo i materiali. Sicuramente non abbiamo i materiali. Fatto una cazzata. Sicuro. Ora non abbiamo i materiali per farle. Scommettiamo. Ora sicuramente non abbiamo i materiali per farle. Andiamo a parlare con Pablo, va. Pablo. Salone di Pablo.
è il saloon de Pablo. Hey, you must be the builder. Ah giusto, non l'avevamo mai conosciuto questo. On behalf of Pablo's parlor. I'm Pablo, the head stylist. Pleased to make your acquaintance. Hey, tu devi essere Cinnanzon. Permettimi di porgerti un caloroso benvenuto a Sandrock a nome del salone di Pablo. Io sono Pablo, il parrucchiere. Piacere di fare la tua conoscenza. I've been staying at Walnut Creek. I didn't know we were getting two new builders. Looks like you two are getting along swimmingly. But, if I may say so, it also kinda looks like you've been swimming in sand and dust. Ok, va bene, il gioco di parole ci stava in inglese. Sono stato a Walnut Grove. Non sapevo che avremmo avuto due nuovi costruttori. Sembra che voi due andiate meravigliosamente d'accordo, ma se posso dirlo, sembra anche che stiate meravigliosamente affogando tra la sabbia e la polvere. That's where I come in. Whenever you want to change your style, get a new do, stop into my shop and I'll get that dust off and make sure you stand out in a crowd. Non mi vorrò mai cambiare questi capelli. Mi si nota già tra la folla. Ed è qui che entro in gioco io. Ogni volta che vorrai cambiare il tuo stile o rifarti il look, fermati al mio negozio. Non solo ti toglierò quella polvere di dosso, ma mi assicurerò che ti si possa notare fra la folla. Ah, you must be here to pick up the completed version of Avio's very modest and not at all narcissistic design for a billboard. My fee is 500 gold. Ah, devi essere qui per ritirare la versione completa del molto umile e per niente narcisistico design di Arvio per il suo cartellone pubblicitario. La mia tariffa è di 500 gal. Ma sì, la paghiamo. No, non ti offrirò visibilità, altrimenti la folla comincia a venirmi fuori casa con i forconi. Tutto qui? Nessuna contrattazione? Nessuna offerta di visibilità? Arvio ha veramente fatto un numero su te, hasn't he? You just be careful, you so know. Dove abita. Not exactly known for paying his debts in a timely manner. But that's not really my problem now, is it? Oh, quell'Arvio ti ha proprio plagiato per bene, eh? Fai attenzione, però. Non è noto per pagare i suoi debiti rapidamente. Beh, non è più un problema mio. Thank you. And make sure you color inside the lines. Grazie. E assicurati di colorare all'interno dei bordi. Mi stai sulle palle. Posso dirlo? Posso dire che mi sta sulle scatole? Non saper disegnare o non saper colorare è una cosa perfettamente normale. Oh. Non dobbiamo essere giudicati per questo. Allora, facciamo che mi cavo questo copricapo perché sennò mi rovina le cutscene. Fa schifo anche questo, quindi il copricapo non lo metto. Non lo metteremo. Perché i nostri capelli devono essere liberi al vento. Allora. Vedi, ci mancano i minerali di rame. Dove posso trovare? Forse lui ce l'ha. Hammertime, ce l'ha il rame? O posso comprare direttamente le barre di bronzo in realtà da te? Ma sì, ma compriamo direttamente le barre di bronzo da lui. Lo vuol dire l'inventario è pieno, va bene, ti vendo qualcosa. Cosa ti posso vendere? Questo cappello da alpino. 188, ma sì. Tiello. Cappello da esploratore ranocchio. Le compro tutte. Così guarda, proprio non c'ho problemi. Vai. È stato un piacere fare affari con te. Allora, cosa mi serve? Bastone di legno duro, assi di legno, foglio. Non mi ricordo come si fanno i fogli. Dov'è? Cartellone pubblicità. Non è qui? No? Non lo devo fare da qui? Ah no, ok, è dal banco da lavoro, allora. Allora fammi vedere come si fanno queste cose. Da essiccatore, sì. Assi di legno dalla fresatrice e bastone di legno duro dalla fresatrice sempre. Ok, fresatrici. Questa è la smerigliatrice. Ne abbiamo due di fresatrici. Buonasera Ninfeal, come va? Allora, dobbiamo fare un asse di legno
E tre bastoni di legno duro. Perfetto. E poi i fogli. A posto. Stiamo di nuovo lavorando per Arvio. Rendiamoci conto. Piove, quindi hai una connessione ancora migliore del solito. Oh no. Ho paura che ti vedremo sparire presto. Recuperi Eufaula. Questa missione che abbiamo assolutamente fatto noi. Sì, sì, sì. Giuro. Non volevo fare questa cosa. Cosa vuoi? Volevo parlare con Rocky io. Sorry about being such a sad sack. I just always hate to see one of my boys go. Ehi, mi spiace essere stato così lamentoso. È che non sopporto vedere uno dei miei ragazzi andare via. Apprezzo molto che tu svolga questo incarico per noi, davvero. Sì, l'ho svolto. Più o meno, l'ho fatto io. Parla. Ho passato un buon compleanno il 2 di primavera. È un bene che mi renda conto di quanti anni ho... Scusa? È un bene che mi renda conto di quanti anni ho solo una volta l'anno. Mia moglie me lo ricorda costantemente, però. Ah, lui è sposato. Quel Mint mi ricorda me stesso da giovane. Sai, avevo pensato di diventare un ingegnere, ma non riuscivo proprio a capire quelle equazioni differenziali. Aspetta, ho detto equazioni differenziali. Volevo dire le tabelline. Ah. Ah, ah, ah. Tieni. Grazie, Cinnazon. Sai, non... Ah, ok, questo sapeva il dialogo. Yay! Esatto, di nuovo. Di nuovo Arvio ci ha rotto le scatole e vuole un cartellone pubblicitario. E abbiamo conosciuto Pablo, che è il responsabile del saloon. Esatto, carina la moglie che gli ricorda tutti i giorni che è vecchio. Probabilmente gli ricorda anche tutti i giorni che non sa le tabelline, con quanto sembra simpatica. Cosa altro posso fare, scusate? Non ho praticamente niente. Devo fare questo, ma ce l'ho già, quindi... Cioè, ce l'ho già, sono già qui a piantare, quindi... Tra tre giorni. L'acqua questi ce l'hanno. No, non è vero. Questi... Perché questi no e quell'altri sì? Vabbè. Acqua. Acqua. Che palle. Che brutta cosa. Regola. Prendiamo un po' d'acqua. Acqua. Ah, perché a lui ne servirebbero 4, mi sa, per essere completamente soddisfatta questa pianta del cavolo. Odio queste piante. Odio con tutto me stesso queste piante. Ah, andiamo a spaccare qualche cactus. Che loro di solito hanno diversa rugiada. Non così tanta. Gli Yakmel ce l'avranno un po' di rugiada? No, chiedo. Vabbè, ok, un po' tutte le piante ce l'hanno, però... non è che posso affidarmi a quello. Non vedo l'ora che ci sia una cosa, una macchina che mi fa... Che mi raccoglie tipo l'acqua. Però il problema è che non piove mai, comunque, quindi... Non è che posso dire raccolgo l'acqua piovana. Però non abbiamo mai visto una pioggia. Per raccogliere l'acqua piovana deve esserci l'acqua piovana. Va bene che siamo nel deserto, ma una volta ogni spuntar di luna piove, no? Pioverà, forse. Abbiamo un punto abilità. E
E ce l'abbiamo su questa cosa qui. Consumo del carburante potrebbe essere utile. 10% di conoscenza della bottega. Questo aumento massimo delle statistiche è migliorato di 10%. Va bene, dai. Miglioriamo le statistiche dei nostri immobili. Il prezzo per sbloccare nuovi slot per lo zaino diminuisce del 5%. Questo lo faremo subito. Appena possiamo lo prendo. Eh sì, esatto. Per fare l'ingegnere non capire le tabelline potrebbe essere un piccolissimo problema. Un piccolo intoppo. Ma niente di che, dai. A posto. Ora abbiamo un po' di spazio nel nostro inventario. Non so dove andare. Beh che... sono già le 3. Andiamo al coso. Andiamo un attimo... alle rovine o faula. Così... andiamo alla miniera, scaviamo un po' di rame. E magari ci portiamo un po' avanti su quello. Perché il rame ci manca al momento. Allora, potresti ottenere rame bla bla bla, però resettiamolo, perché sono sicuro l'altra volta di averlo finito questo piano. E così adesso riprendiamo tutti i cosi. Riprendiamo i pezzi di rame che spuntano a caso dentro una miniera. E poi forse così si apre anche l'entrata per il prossimo piano. Allora, ovviamente sbaglio il tasto. Allora. Non mi ricordo dov'era. Ok, di qua sì. Vedo già del rame. Quindi siamo a posto. Là. A posto. Quello per cui siamo venuti abbiamo più o meno già fatto. Dai, di qua si esce. Veramente i dischi dati qui a Sandrock te li tirano dietro, eh. No! Pensavo che fosse già andato, fosse già partito. Scendiamo. Scendiamo, scendiamo nelle rovine. Non c'è... ah, ok. Stavo per dire, non c'è nessun pezzo di reliquia qui. Vabbè, non è un pezzo di reliquia, però non c'è nessun pseudo tesoro. Non avevo visto quel barile. Questo l'abbiamo evitato veramente per caso. Sono le 6, quindi è il momento di cominciare ad andare a casa. Ma qui l'uscita è qui per terra, quindi... ah no, non è vero. Non siamo ancora arrivati, mi sa, al piano 9. C'è un minerale di stagno. Un minerale di rame. Un muro gigantesco di pietra. Minerali, minerali, minerali. Bello, questo però è una bella esplorazione, devo dire. Questa miniera mi sta piacendo. Questo piano... è veramente... sembra di essere in un RPG. No, vigore non sufficiente. Vabbè, andiamo via. Che problema c'è? Lascia le rovine. Non è stato difficile arrivarci, quindi ci possiamo tornare molto velocemente, direi.
Where is it? Di qua. Parabam, papam. Ci avrà fatta fare. Sì, i bastoni sicuro, i fogli non lo so. Non l'ho visto quanto gli ci voleva per fare i fogli. Là. Allora. No. Fogli per te. Perfetto, abbiamo tutto, quindi possiamo fare questo bellissimo cartellone pubblicitario. Wow. Questo cartellone pubblicitario per il negozio di Arvio mostra il suo sorriso brillante. Sì. Yay, Arvio, era proprio la cosa giusta da metterci. Cosa ci fa qui alla stazione? Vuole buttarsi sotto un treno? Non... Ah no, lo dovevo mettere alla stazione, giusto. Conferma. Ora mi arrestano. Mi arrestano per questa cosa. Bello poi. Che risoluzione incredibile l'ho fatto. Ok. Quello sarà la copertina. Mi dispiace per voi. No, sembri Aladdin come al solito. Amazing. My design, your handiwork and Pablo's finishing touches. It's absolutely perfect. Chinanzon, è tutto pronto. Grandioso. Il mio design, il tuo lavoro e il tocco finale di Pablo è assolutamente perfetto. People are going to start calling my shop by the stairs. You know, with all the attention I'll be getting. Stairway to hell. Ah no. La gente comincerà presto a dire che il mio negozio, il By the Stairs, è la scala per il paradiso. Sai, grazie a tutta l'attenzione che riceverò. Sicuro. Like, everybody will be looking. Or staring. Ok. Ha fatto una battuta bruttissima in inglese e in italiano semplicemente hanno fatto: ah, sai, perché stairs significa scalini. Wow, non so quale è peggio. In inglese ha fatto una battuta bruttissima perché ha detto staring, you know, as stairs. Tipo una roba del genere ha detto, quindi. Ho appena versato della vodka sul tappetino gigante per mouse e tastiera. Mi preoccupa molto di più rispetto a quello che ha appena detto Arvio. Ah, a proposito, quanto ti ha chiesto Pablo? Facciamo le persone simpatiche o no? Mi sta sul cazzo, Arvio. Però per noi 500 gal sono veramente niente. Non preoccuparti. Ora, se mi dice che si è offeso per una cosa del genere, vai a fare in culo, Arvio. Cosa? Ah, Chinanzon, non mi piacciono certi giochetti, eh? Prima o poi lo scoprirò e tirerò tutti i soldi indietro. Segnati queste parole. The shop owner and the workshop owner. What are you two doing here? Not thinking of traveling somewhere, are you? With so much work to be done. Oh, i proprietari del negozio e della bottega. Cosa ci fate qui? Non starete pensando di andarvene in viaggio da qualche parte, vero? Con tutto il lavoro che c'è da fare. Pastor, hello. We were just admiring this fine billboard that our friend here made. Ah, salve, pastore. Stavamo solo ammirando questo bel cartone pubblicitario che Chinanzon ha realizzato per me. An advertisement. Let me see. Una pubblicità. Fatemi vedere. Fa schifo. Buttatelo giù. But you are aware that there is an application process for new constructions, are you not? No one is above the law. Immaginavo, cioè, non è che puoi mettere i cartelloni pubblicitari così a caso in mezzo a una città. Sì, molto carino, ma sai che c'è una procedura di richiesta di autorizzazione per le nuove costruzioni, giusto? Nessuno è di sopra della legge, Arvio.
In case you forgot, any construction on public property must first go through the Commerce Guild with an application fee. Following which, the request will be sent to City Hall, where Heidi and myself... Nel caso te ne fossi dimenticato, qualsiasi costruzione su proprietà pubblica dovrà prima passare attraverso la Gilda del Commercio, versando una tassa di deposito. In seguito la richiesta viene inviata al municipio, dove io e Heidi... Right, right. Application. And the fee. About that. Giusto, giusto, la tassa e il deposito. A questo proposito... You would do well not to interrupt me, boy. As I was saying, Heidi works with me, keeping track of zoning for new construction. Ma guardate che botta di culo. But as it turns out, to my knowledge, there is no zoning conflict here. Non interrompermi, ragazzo. Come dicevo, Heidi lavora con me e tiene traccia della lottizzazione per le nuove costruzioni. Ma, a quanto ne so, non c'è nessun conflitto di lottizzazione qui. You know, Holcha, the way you were talking, you made it sound like... Sai, vecchio mio, per un momento ho avuto l'impressione che... However, tuttavia... Huh? There is still the matter of the application fee that you so absent-mindedly circumvented. 500 goals. Otherwise, I'm afraid the city will have to take down this very modest... Per una volta sono a favore della chiesa. C'è ancora la questione della tassa di deposito che hai distrattamente aggirato. 500 gal. Se non la verserai, temo che la città dovrà demolire questa tua modesta creazione. Yes, yes, of course. I would never dream of trying to wriggle out of paying for such a... Non t'azzardare a chiedermi altri 500 galle. Let me just speak with my partner privately for a moment. Sì, sì, certamente. Non mi sognerei mai di eludere il pagamento di un servizio così valido e chiaramente necessario. Devo solo scambiare due parole in privato con Chinazon. As you may recall, I'm still a bit short. Also, I don't have 500 goals on me. But don't worry, I have a plan. Let's convince Miguel to keep the sign up and just give me a few days to come up with the money. Come ricorderai, sono ancora un po' al verde, quindi non ho 500 gal con me. Che poveraccio, veramente. Ma non preoccuparti, ho un piano. Convinciamo Miguel a tenere su il cartellone e a darmi qualche giorno per trovare i soldi. Sì, vabbè, questo è il tizio che ha portato il coso, che ha portato il cellulare dicendo che aveva un grande piano, se gli dava 500 euro per il cellulare, che era tutta la sua vita, eccetera, eccetera. Non sono abile nel negoziare io. Hey, don't worry about it. Just follow my lead. It'll be two against one. He won't be able to say no. Ehi, non preoccuparti. Limitati a reggermi il gioco. Saremo due contro uno. Non riuscirà a dire di no. What's there to discuss? This isn't exactly what I'd call a complicated issue. Allora, cosa c'è da discutere? Non si tratta di niente di complicato. Pasta, the thing is, for a little shop like mine, 500 goals is quite a hit. I don't even make that from a full day's work. Ma non li fai in una settimana, tu. Non lavori. Non hai clienti, tu. Il tempio di Reimu ha più cosi, ha più donazioni dei tuoi clienti. Pastore, il fatto è che per un negozietto come il mio, 500 gal è una bella batosta. Non li guadagno nemmeno in un'intera giornata di lavoro. Can we leave the sign up and I can pay the fee after a couple of days? I mean, it's not like I'm going anywhere. You can see my shop from your church, can't you? Possiamo lasciare sul cartellone e pagare la tassa tra un paio di giorni. Voglio dire, non vado da nessuna parte. Il mio negozio si vede dalla chiesa, no? And I mean, who knows? Maybe some tourists will see the sign and decide to hop off the train. This sign could pay for itself in a matter of days. E poi insomma, chi lo sa? Forse qualche turista, vedendo il cartellone, potrebbe decidere di scendere dal treno. In questo modo otterrò i soldi necessari nel giro di pochi giorni. La prima è veramente la cosa che voglio rispondere. Voglio dire la prima con tutto me stesso. Però dopo facciamo troppo gli stronzi. Troppo, dai. Però non garantisco di sicuro di operarvi. Ammettiamolo, Sandrock ha bisogno di pubblicità. Perhaps there is some merit to your words. We do benefit by having visitors of the non-bandit variety. Forse c'è del vero in quello che dite. Sarebbe sicuramente un bene avere dei visitatori che non sono dei banditi. Questa ha una voce che sarebbe perfetta per un cattivo di Bond.
I suppose these laws were originally written with the intention to improve the colony of Sandrock, not hinder it. You have 3 days. I will inform City Hall. Bene, suppongo che le leggi siano state originariamente scritte con l'intenzione di migliorare il commercio a Sandrock, non di ostacolarlo. Quindi, hai 3 giorni. Informerò il municipio. Wonderful. Thank you, Basta. You're so forgiving, just like your religion tells you to be. I do so admire those who practice what they preach. Grandioso! Grazie, pastore! Sei davvero clemente, proprio come insegna la tua religione. Ammiro davvero tanto le persone che praticano ciò che predicano. Yes, quiet. Yes, quiet. Sam, sì, d'accordo. That went well, I'd say. Thank you for your support. Within a few days, I'll have that silly fee paid for. Oh, and I'll pay you back as well. Non ci credo manco se lo vedo. È andata bene, direi. Grazie per il tuo aiuto. Fra qualche giorno avrò pagato quella stupida tassa e, oh, avrò i soldi per rimborsare anche te. Finally, I love it when a plan comes together. Some of what I said is true, by the way. I do think this billboard will pay for itself in no time flat. Ah, finalmente. Adoro quando un piano va a buon fine. Tra l'altro, alcune delle cose che ho detto sono vere. Penso davvero che questo cartellone si ripagherà da solo in pochissimo tempo. All right. No. I'm going to speak with Jensen about when there's the most traffic so I can repair for the crowds. No. Thanks again. Va bene, vado a parlare con Jensen per sapere quando il traffico è più intenso, in modo da prepararmi per la folla che arriverà. Grazie ancora, Chinans. Va bene, Aladdin. Posso esaminarlo? No, posso buttarlo giù. Ah, non ho vigore. Potrei sedermi sulla panchina e poi cercare di buttarlo giù. Perché no? Dopotutto, perché no? Perché non dovrei farlo? Allora, quanto ramo ho trovato? 95. Non è così tanto. Quindi non facciamoli per ora i lingotti, perché... A parte qualcuno ce l'ho. E ovviamente la missione mi diceva che non ce n'avevo punti. Però per ora qualcuno ce l'ho... Possiamo anche fare così. Fammi vedere, posso fare dell'acqua? Sì, crea. Perfetto. La useremo qui, purtroppo. A posto. Andiamo a dormire. Sono 9:30, direi che è l'ora giusta per andare a dormire. Andiamo a dormire. Tra l'altro con il letto che adesso non è più attaccato alla parete mi dà fastidio. Fastidiosissimo. Svegliati. Casa. Casa, dolce casa. Il tempo passa troppo velocemente? La cosa ti stressa? Vai nelle opzioni e incrementa la lunghezza delle giornate. Come puoi fare nella vita vera? Wow, sembra che stiano crescendo bene questi cosi. Riciclatore, barre di energia, pietre d'acciaio. Va bene, rottame di rame, dai. Mettiamoci questi stavolta. Una lettera! Da parte della chiesa. Chinazon, lo Shonash Bridge ha superato l'ispezione, verrà inaugurato domani. Terremo una cerimonia presso il ponte, alle prime luci del mattino. Non ce l'avremmo mai fatta senza di te, quindi non osare perdertela. Va bene. Da parte di Rocky. Le cose stanno andando piuttosto bene alla recupera Eofaula, anche se mi manca molto Banma. Io e i ragazzi stavamo pensando ad una cosa. Visto che stai sempre a riparare cose in giro, forse potremmo iniziare a consegnare rottami direttamente a casa tua, facendoti risparmiare tempo e fatica. Non possiamo farlo in modo completamente gratuito, ma possiamo farti un bello sconto. Passa quando vuoi per ulteriori dettagli. Potrebbe essere interessante, sì, dai. Ehi, Chinazon, grazie ancora per l'aiuto con il cartello. Ecco i soldi che ti devo. Passa pure al By the Stairs quando vuoi, ti farò anche uno sconto. Vabbè, dai, ha fatto una cosa giusta stavolta. E Nia, che quindi partiamo a leggerla veloce questa. Chinazon, non indovinerai mai cosa ho trovato. L'altro giorno stavo aiutando tua mamma a sistemare la tua stanza, siccome non vieni mai a trovarci, e ho trovato un vecchio album di foto. Stavo morendo da ridere, davvero. C'erano così tante foto imbarazzanti della tua infanzia. C'è stato un periodo in cui C'è stato davvero un periodo in cui avevi davvero la faccia da idiota. Ho anche trovato una foto del mio compleanno, esilarante. Eravamo proprio piccoli e tu per il compleanno mi controllasti una
quella ciambella gigante. Io provai a mangiarla e... guarda la foto. Ti ricordi quando ci arrampicavamo sugli alberi? Tu eri veramente pesante. Grazie. Facevi schifo ad arrampicarti, finivi per cadere tutte le volte. Mi ricordo che tornavi sempre a casa da tua mamma piangendo, ma provavamo sempre a mentire e a far finta che non ci eravamo arrampicati. E tu te ne venivi fuori sempre con qualche scusa bizzarra. Ripensandoci, penso che in realtà l'abbiamo sempre saputo. Sai, è buffo rivivere tutti questi ricordi. Mi fa pensare a quando parlavamo dei tuoi sogni. Hai sempre avuto tantissima forza di volontà. Non sono rimasta tanto sorpresa quando hai deciso di andare a costruire castelli di sabbia nel deserto. Mi piacerebbe davvero vedere le cose che hai realizzato lì a Sandrock. Scommetto che hai tanti strambi congegni. Beh, credo che sia tutto per oggi, non te l'avevo detto, no? Neanche una lamentela questa volta. Postscriptum. Se mostri quella foto a qualcuno, non ti perdonerò mai. Postscriptum, postscriptum. Dico sul serio. La tua amica per sempre, Nia. Yay! La mia amica per sempre, Nia. Yay! No, non è Mia, è Nia. La tizia stramba. La nostra amica d'infanzia che ci scrive in continuazione. Il classico personaggio da anime. Esatto, davvero ci ha reso i soldi, coso. Incredibile. No, Mia, non mi rubare le commissioni. Me l'ha rubata una nel mentre che selezionavo. Bastarda. Mattoni di marmo. Potremmo fare quelle. E anche le seganastro, in realtà, perché è di rango 1, quindi... Allora, le seganastro le facciamo. E poi, in realtà, anche le assi di legno duro le possiamo fare bene. Ma sì, ce la possiamo fare. Cioè, abbiamo già una in possesso. Com'è la classifica? Siamo sempre a più o meno 1000 punti da Ian. Quindi credo che sia scriptato che non lo puoi battere, Ian. Almeno così, così tanto in anticipo. Come va? Portato a termine qualche incarico? No. No. Esci. Allora. Facciamo queste due missioni. Andiamo a trovare Amira anche. Ora andiamo a fare queste due. E poi viaggiamo un attimo per il villaggio, perché tanto non c'è niente da fare. Ah, l'uomo misterioso. Yeah, with a life like mine, I've seen it all. Gives one a lot of ideas, it does. But I'm not much of a DIY guy. If I were, well, who knows what the world would be like. I might be the second Musa. Beh, ho visto tutto nel corso della mia vita. E questo ti fa venire tante idee. Ma non sono esattamente un tipo fai da te. Se lo fossi, beh, chi lo sa come sarebbe diventato il mondo. Sarei potuto essere un altro Musa. Negozio. Allora, hai delle cose interessanti? Non mi sembra. Libreria. Non mi serve. Letto singolo. Non mi serve. Vetrina. Non mi serve. Scatola grande. Potrebbe servirmi giusto perché sì. Giusto perché è sempre una scatola. Non ho voglia di farmela da sola. C'è il prezzo di mercato meno 11%. C'è uno sconto dell'11% praticamente. Prendiamoli, dai. Elegante tavolo quadrato. Non mi interessa. Bersaglio da Yakboy. Mi piace solo perché c'è effettivamente un bersaglio da tiro con l'arco. Pepe. Coriandolo. Aglio. Borsa per reliquia. È una mystery box, praticamente. È una di quelle che trovi a Lucca Comics. Baule d'arredamento. Apro per ottenere un pezzo di arredamento casuale. Non mi interessa. Sedia in rattan di lusso. Non mi interessa. Tavolino da tè in rattan di lusso. Non mi interessa. Pistola vintage. Non mi interessa. Ce l'ho. Braccialetto casual lama. Punti difesa più 4. Non mi interessa. Braccialetto casual da cavalier maiale. No. Braccialetto casual da spiaggia. No. Casual floreale. Dove sono i fiori in questo coso? Scusami. Mantello grazioso da di... Mantello. Quello non è un mantello. Ah, il man... Vabbè, sì. Mantello appariscente, mantello... Bla 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 bla. Questa cosa fa. Punti difesa più 17. Non mi serve, non mi interessa. Fa tutto schifo. Va. Sei inutile. Allora, facciamo le lastre di marmo e il coso.
E le seghe a nastro. Assi di legno duro, 2. Ah no, è vero, avevo preso quella del legno duro. Banco da lavoro, 5 seghe a nastro, fatte. Perfetto. A posto. Ho fatto un po' di spazio e andiamo. Andiamo per il villaggio. Facciamo una passeggiata oggi nella mondanità di Sandrock. Per una volta. Cosa c'è qui sulla mappa? C'è una missione? Alla sartoria TaylorMade? Attenzione, potrebbe esserci qualcosa di interessante. Tutte le persone di Sandrock hanno una loro specialità. Ugo, tieni. Tieni le tue seghe a nastro. Di già, ehi, non male, non male. Ecco il tuo pagamento. Non faccio nulla che non farei io. Va bene, Hamilton. Hammer time. Parliamogli a questo punto. Va bene. Non c'era un incarico qui dentro? Cioè, c'era quello, va bene, però. Ci sono alcuni lavori di Vivi Mosa. Che belli. Che belli. Sono bellissimi. Proprio. Sì, sì. Crediamogli. Alle nostre didascalie. Si possono rinvenire molte risorse utili anche sulla superficie, specie quando soffia il vento, che tira fuori letteralmente delle colonne doriche, praticamente. Attenzione che qui c'è una missione. Aha, Justice e Grace. Are you poking around the breach again? Ehi, hey, Grace, stai di nuovo curiosando intorno alla breccia? Just going for a walk. Don't tell me that's against the law now. Faccio solo una passeggiata. È contro la legge ora? No. Only walking that's against the law is jaywalking. But hey, point is, don't even think about going in there. We can't let Sis through without proper training. I hate to be dramatic, but dobbiamo allenarla, ti prego, dimmi che dobbiamo che ora ci dice che dobbiamo allenarla. No, ma l'unico modo No, l'unico modo per passeggiare contro la legge è attraversare fuori dalle strisce pedonali. Ma, il punto è che non puoi assolutamente entrare lì dentro. Non possiamo lasciar passare i civili senza un adeguato addestramento. Odio essere drammatico, ma è così. I know that's meant to be rhetorical, but probably my dissertation. When is the breach going to be reopened to the public? I would like to look for more relics at some point. So che probabilmente è una domanda retorica, ma visto che la mia tesi di dottorato, quando è che la breccia sarà aperta nuovamente al pubblico? Vorrei poter cercare nuove reliquie prima o poi. Aprirà quando aprirà, ovvero quando sarà riclassificata come una rovina abbandonata. E non pensare nemmeno di provare a intrufolarti lì dentro. Non vorrei farlo, ma ho il diritto di trattenerti se dimostri di essere un pericolo per te stessa. What's the basis for all these wild accusations? I walk down this way all the time. This imagined notion of me even thinking of sneaking into the breach. Forse perché passeggi letteralmente davanti alla breccia? Su cosa si basano tutte queste accuse assurde? Passeggio continuamente da queste parti. Non capisco da dove possa nascere il sospetto che voglia intrufolarmi nella breccia. Allora dicono, vacci te, Cinnazon, come al solito. Sir, ti faccio anche notare che la breccia è in questo stato da parecchio. Normalmente il corpo civile avrebbe dovuto sistemare la cosa da tempo. E immagino che tu possa essere un po' stressato, quindi. Hey, come on, give us a break. We've been up to our eyeballs in Giggles. Plus there's Logan. Yeah, it is getting to be a little rough out here, as a matter of fact. Glad somebody noticed. Ehi, hey, andiamo, dacci tregua. Abbiamo Giggler che spuntano da tutte le parti. In più c'è anche Logan. Sì, sta diventando un po' dura da queste parti, a dire il vero. Mi fa piacere che qualcuno l'abbia notato. Oh, poor Justice. Why don't you just take a day off? What you need is some rest. Che brava manipolatrice. I mean at the very least.
Surely you don't need to literally stand here in front of the breach. We all know not to go in. Oh, povero Justice. Perché non ti prendi un giorno libero? Quello che ti serve è un po' di riposo. Poi tornerai come nuovo. Voglio dire, alla fine, non c'è bisogno che tu stia qui davanti alla breccia. Sappiamo tutti che non bisogna entrare. Sì, forse potrei tornare in ufficio, versarmi un bel bicchiere di latte di Yakmel, rilassarmi un po' e... Ehi, aspetta un secondo. Cavolo, come mai ogni volta che parlo con te mi viene il mal di testa? Look, Grace, I'm not kidding around. I take the safety of everybody in this town seriously. If something happened to you down there, I'd never forgive myself. Talk to me again when your fighting chops are up to snuff. Like, say, builders here. Senti, Grace, non sto scherzando. Considero la sicurezza di tutti i cittadini in modo molto serio. Se ti succedesse qualcosa laggiù, non me lo perdonerei mai. Riparliamone quando le tue capacità di combattimento saranno pari, per esempio, a quelle di Chinaz. Sì, dimmi che la devo allenare, ti prego. Right. How about this then? Chinazon. Giusto. Che ne diresti se... No, non è vero che il mio secondo nome è avventura, il mio secondo nome è allenatore, voglio allenare la nuova Rocky Balboa qui. Oh, well, no. I guess that'd all be pretty by the book in my book. I reckon it's on the two of you to work something out. Oh, beh, no. Immagino che per me sarebbe tutto secondo le regole. Direi che spetta a voi due a trovare un accordo. I gotta keep patrolling, but I'm gonna have my eye on you. Maybe just... Adjust your stroll path to be a little less hair-raising, alright? Y'all are gonna be the death of me. Devo continuare a pattugliare, ma ti terrò d'occhio. Forse però dovresti modificare il percorso delle tue passeggiate in modo da suscitare meno sospetti, d'accordo? Oh, voi tutti sarete la mia morte. Madonna. Hanno voluto tradurre un po' troppo letteralmente, you'll be the death of me. The breach, if I can recruit your help, the things I need are relatively simple. But I think I'd feel better if someone with an eye more discerning than that of a soldier's went in to look. So? Beh, l'hai sentito. Sembra che non abbia bisogno di intrufolarmi nella breccia se posso contare sul tuo aiuto. Le cose che mi servono sono relativamente semplici, ma penso che mi sentirei più a mio agio se ci entrasse qualcuno con un occhio più perspicace di quello di un soldato. Che ne pensi? Ma certo, ti aiuterò, tanto. Non ho mai niente da fare. I'm an archaeology student in Atara, saving up to finish my degree. When I have time, mi dispiace, ormai ti ho dato questa voce, quindi non te la togli. Grandioso, un po' di contesto. Sono una studentessa di archeologia ad Atara e sto risparmiando per pagarmi gli studi. Quando ho tempo, cerco di fare un po' di lavoro sul campo che spero possa essermi utile al mio ritorno. You've been to the breach, right? Did you manage to pick up on what that place used to be? You know, back in the old world? Hai già visitato la breccia, giusto? Sai cos'era prima quel posto? Vuoi dire, nel vecchio mondo? Un edificio di uffici. Ah, yes. That soul crushing monotony that saps your life energy to the point where you can't break out of doing exactly the same thing every single day for years. Yay! Money for someone else. Can you believe people used to do that? Grazie. Questo mi ha queste cose ti colpiscono nell'animo. Vabbè. Ah, sì, quella monotonia che ti schiaccia l'anima e che ti succhia l'energia vitale al punto da non poter evitare di fare esattamente la stessa cosa ogni singolo giorno per anni, mentre generi denaro per qualcun altro. Non ti sembra incredibile che le persone fossero disposte a fare una cosa del genere? When it was open, the breach was a great place to look for archaeological finds and right, you know the story. Quando era aperta, la breccia era un ottimo posto dove rinvenire i reperti archeologici e... Ah, giusto, lo sai già. One of my main focuses is oh mio Dio, basta parlare! From salvaged memos and effects, I've discovered a concept discussed among old world drones known as huke. I've surmised this term to mean listening to music at work. No, però vabbè, andiamo con quello. Uno dei miei interessi principali sono i media audiovisivi del vecchio mondo. Recuperando appunti ed effetti personali, ho scoperto un concetto diffuso tra i droni del vecchio mondo conosciuto come marinare. Ho ipotizzato che questo termine significhi ascoltare musica al lavoro. So, next time you're in the breach, just be on the lookout for old world music related media.
Anything that seems vaguely relevant. Discs, posters. Also, I need some small chips from down there too. Tanto le sta piacendo un po' troppo essere così più in su di me, lei. Non va bene. Guardarmi dall'alto in basso. Quindi, la prossima volta che vai alla breccia, fai attenzione ai media del vecchio mondo legati alla musica. Qualsiasi cosa che sembri vagamente rilevante, dischi, poster. Inoltre, avrei anche bisogno di piccoli chip per cose mie. Vabbè, ti aiuto, basta parlare, ti prego. Grazie ancora per aver accettato di aiutarmi. Con te qui la vita di tutti noi è diventata un po' più facile. Vieni da me quando avrai trovato un po' del materiale musicale del vecchio mondo. E non dimenticare quei piccoli chip, per favore. Yay. Aspetta che c'è un'altra missione dove dovremo ascoltare e parlare. Ciao Katori. Allora, come hai deciso di venire a Sandrock? Per me è la classica storia da signora di mezza età che vuole combinare ancora qualcosa prima di diventare parte del passato. Sei una signora di mezza età, tu? Non ci credo. Aspetta, ci sono... No, non credo che ci siano l'età, vero? Qui nei profili. No. Che brutta cosa. Perché non ci sono l'età? Katori. Katori ha divorziato da suo marito che non la sopportava. E ha lasciato suo figlio con sua madre da Tara per raggiungere Sandrock. Ah. Sì, è una crisi di mezza età. Vuole costruire un grosso complesso di intrattenimento nell'esercito e si considera un'imprenditrice. Quando qualcuno ritiene la sua dedizione a questo obiettivo fin troppo strana. Io avrei giurato che fosse sorella di Amira. Pensa a te. Vabbè. Ma proprio ci avrei scommesso, eh. Ripuliamo questa città. Paraba. 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 Parabam. 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 Pam pam pam. No, è una missione di questa famiglia. Banjo. Non si chiamava. Yeah, one of my guys, Faye. Found this little rascal. Ah, è un altro gatto. We liked him at first, but he's got some real behavioral problems that I guess you could say we ain't been equipped to deal. Cosa sta facendo questo gatto? Beh, uno dei miei ragazzi, Faye, ha trovato questo randagio che vagava nel nostro rottamaio un po' di tempo fa. All'inizio ci piaceva, ma poi ha cominciato ad avere seri problemi di comportamento che diciamo che non eravamo pronti a sostenere. We had a house meeting and made a unanimous decision to get rid of the cat. So you guys want him or not? L'hai detto malissimo, cioè proprio liberarci del gatto proprio con un tatto incredibile. Abbiamo indetto una riunione di famiglia e abbiamo deciso all'unanimità di liberarci del gatto. Quindi, voi altri lo volete adottare o no? Oh, look how cute he is. We'll take him off your hands, won't we? Ma? Huh? Oh, guarda quanto è adorabile! Lo prenderemo noi senza problemi, giusto? Mamma? Papà? Coop, I reckon it's all right by me. Wouldn't want this little fella ending up astray. Coop, per me va bene. Non vogliamo certo che questo piccoletto finisca per strada. Bene. Ok, a cosa servo io in questa discussione, quindi? Non esiste creatura che non possa domare. Prenderemo noi questo bastardino e lo trasformeremo in un perfetto e normalissimo gattocittadino. Quando avrò finito con lui, questo piccolo mangiatondo sarà capace pure di suonare il pianoforte. Dovrei avvertirvi del fatto che... Sì, ok. So, non c'è bisogno di alcun avvertimento, amico. Ascolta, noi rancieri chiediamo in una cosetta chiamata disciplina, associata ad un'altra cosetta che mi piace chiamare integrità. Vedi il nostro metodo. Sì, perfetto, amico. Grazie per aver preso il gatto. Hai chiaramente la situazione sotto controllo. Buona fortuna, allora. Ok. Quindi?
Cosa c'entro io in tutto questo? Miau! Hey, look at this little goober here. We're gonna call him Banjo. Ain't that swell? No, no, si chiamava già Banjo. L'ho visto mentre stavo arrivando che lui si chiamava già Banjo. Ehi, hey, Chinanzon, guarda questo scriccioletto. Lo chiameremo Banjo. Non è una figata? Dovresti venire a trovare una volta che sarà ambientato e avrà imparato le buone maniere. Oh, Susanna, non piangere per me. Sono venuto dall'Alabama imbracciando il mio Banjo. Hello. Would you just look at this little bundle of joy? I can't imagine why those mining folk wanted to get rid of him. Ciao, Chinanzon. Ciao, Chinanzon. Hai visto questo piccolo batuffolo di gioia? Non capisco perché quei minatori se ne sono voluti sbarazzare. Feast your eyes. You're looking at the future. Best behaved cat in all Sandrock. We're gonna give that dumb copcat a run for its money, I'll tell you what. Guardati la vista, Chinanzon. Stai guardando quello che diventerà il gatto più educato di tutta Sandrock. La faremo vedere noi a quello stupido gatto poliziotto, te lo assicuro! Posso salire? Posso salire sul cappello? Quasi. Cooper, stai fermo 2 secondi? Sono salito su qualcosa. No, però non è il cappello di Cooper. Scivoloso questo cappello. Ah, maledetto Cooper. Infatti. Vabbè. Vabbè, aspetteremo, vuol dire. Succederà qualcosa. Allora, è mezzogiorno. Non ho niente qui vero a fare. Ma proviamo a vedere la breccia, cosa mi dice, tipo che livello serve, cose così. Quanta roba c'è da pulire oggi? Ciao capitano. Vice capitano gatto. Miau miau. Anche a te. La breccia, rovine abbandonate e la breccia. Rovine pericolose a livello superiore. Tempo di utilizzo 4 ore. Livello raccomandato è livello 10. Ok, quindi non dovrebbe essere così pericoloso. Costo vigore per livello 120. Ma proviamo, dai. Sì, vai. Vediamo cosa succede. Spero che non voglia dire che servono 4 ore di gioco per farle, perché non ho intenzione di fare una live da 6 ore. Distributore. Ah. Ok. Gli antidolorifici ci sono. Laccio emostatico. Siamo sull'F4 Dead. Cioè, vigore, punti salute. Però questi sono bellini, cazzo. 300 di punti salute così. Ma perché no? Prendiamone una 25. Ma proprio per essere sicuri, sicuri, eh. Ah, ok, questo è scegli livello. Prendiamo anche qualcosa per il vigore. Facciamo la sicurezza. Salve, c'è qualcuno qui? Sì, una spazzatrice danneggiata. Cosa vuoi, trottatore? Va bene, per ora poteva essere peggio, dai. Ciao, trottatore, esplodi! Subito, no, eh? Beh, spazzatrice, complimenti. Complimenti! I tuoi ricettori acustici funzionano alla grande.
Io non riesco mai ad evitare quel primo attacco del trottatore. Vabbè. Siamo un po' sovralivellati, credo. 5 sconfitto. Va bene. Mica mi sto perdendo qualche oggetto al giro, vero? Non mi sembra. Vabbè, questi posso distruggerli, ok, però. Insomma, non è che sia. Ovviamente le scatole non le posso distruggere. Non posso aprire questi bauli. Oh no, sono andato nel fuoco. Vabbè, è così realistico da dire vai nel fuoco, bruci. Questo non lo posso distruggere. Andiamo nel nella prossima stanza. Ciao trottatore. E vabbè, un colpo l'ho preso, eh. Alla fine ci hanno fatta. Vabbè, mi fa uno questa. Posso anche non schivarla, direi. Apri baule. Tazza tecnologica. Cos'è la tazza tecnologica? Cosa vuol dire? Tazza tecnologica. Vabbè. Serve il calendario tecnologico, secondo il diario di bordo di cosa. Ah, va bene. Abbiamo finito un piano. Livello 2 di 3. Sono sicuro che questo layout dell'edificio l'abbia già visto. Apri questo baule. Baule bello. Un'altra tazza tecnologica. Obiettivo fotografico. Pistola vintage, non ho i colpi, quindi anche se non la prendo. Dove sono le scale per questo coso? Ci sono delle scale? O devo andare in basso così a... mi importa una sega. Mi sa che devo andare giù alla mi importa una sega. Ah, no, non c'è l'attacco dall'alto. Speravo di fare un'uccisione stile Assassin's Creed. Anche quello un giorno lo potrei portare. Uno di quelli vecchi, tipo il 2. Tipo potrei portare il 2 che è ambientato tipo praticamente tutto a Firenze. Così mi lamento perché non si vede Arezzo. No, no, a due no però. Scusa, spazzatrice. La tua amica di prima non aveva questi ricettori acustici così sviluppati. Bene, questi non si possono aprire. Questo neanche. Queste scatole sì. E questo baule conterrà qualcosa di incredibile. Barra d'acciaio. Vabbè, non è male, però. Non è quello per cui sono venuto qui. Pietre d'energia, non sono male, ma non sono quello per cui sono venuto qui. Ancora non abbiamo trovato neanche uno di quei cosi per cui siamo venuti qui. Molto interessante, sì, come cosa. Molto, molto. Ciao, spazzatrice. Mi hai preso nonostante tu stessi guardando da tutt'altra parte. Stealth, stealth. No.
Niente stealth. Va bene. Baule, barra di rame, residui. Abbiamo finito lo spazio in inventario. Vi odio. Odio questi inventari. Medaglione arcobaleno. Possiamo evocare il drago arcobaleno con quello? Conta come 7 bestie a cristallo su terreno o cimitero? Là. Vecchi componenti. Vabbè, possono servire a volte. Esatto, stasera ancora non ce ne eravamo lamentati degli inventari. Giusto? Dobbiamo sempre lamentarci degli inventari. Sempre. Non c'è mai una volta in cui non ci si debba lamentare degli inventari. C'è qualcosa di meglio qui a questo distributore più in basso? Intanto queste cose non le posso prendere. Questo sembra il vestito di Satori. Sgranchirsi e baby forte. Yay. Allora, ci sgranchiamo e beviamo un goccio della vodka. Sembra che il tappetino l'abbia assorbita bene, quella che è uscita fuori prima, quella che ho fatto cadere prima. Sì, stasera vodka, perché il whisky nuovo che abbiamo aperto ieri con Folk, lo bevo con Folk. Beh, direi che possiamo anche fare così. E ti dobbiamo sconfiggere per forza, te? Siamo sicuri? Non è che posso uscire stealth stealth come sto facendo per ora? No, eh. Va bene. Ciao, trasportatore. Muori. Peccato che abbia già visto queste mosse. Ho paura che questa missione dovrebbe essere prima rispetto a quella che abbiamo fatto l'altra volta. Che appunto qui abbiamo trovato prima le cose rotte e poi quelle altre. E invece di là c'erano subito quelle forti. E poi ce n'era qualcuno rotto per fare scena. Però boh. Valutazione, tempo finale 4.57, nessun utilizzo di buff. Parte destra di una macchina fotografica. Ok. Non abbiamo trovato né i circuiti semplici né il calendario tecnologico. Magari sono qui. Gettoni di rovine, motore. Ok, motore mi piace. Non è possibile che sia di nuovo pieno l'inventario. Abbiamo sbloccato 7 slot. Oh mio Dio. Dopo devo mettere tutti questi cosi. Tutte queste scatole grandi si mettono lì fuori nel nostro giardino. E si usano tutte. Si riempiono tutte. Allora. Giacca da esploratore e ranocchio. Wow. Medaglione arcobaleno. Cosa fa il medaglione arcobaleno? Fortuna più 6. Ho dei medaglioni in questo momento. Sembra di sì. Papa bim bam bim bam. Bara bim bam bam bam. Bam 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 bam. Ora costano 500 gal gli slot. Ah, questa non l'abbiamo usata. L'inventario pieno. Ce l'ho. Statua di Ozdak che adora il sole. Il sole! Ah. Ma questo lo posso usare in qualche modo o no? Non lo so. Vetro rovinato. Ma guarda, direi che questo lo possiamo anche buttare. Calendario tecnologico. Mancano i circuiti semplici.
questa non è roba che posso raccogliere, vero? Non ci sono i circuiti semplici. Perché non ci sono i circuiti semplici? Posso uscire? Magari. Non so cosa è successo. Sono libero? Forse? Gioco? Sì, siamo liberi. Non abbiamo trovato i circuiti semplici, però i circuiti semplici in teoria ce li abbiamo magari da qualche parte. No, ciao Pablo. No. La mia capigliatura è perfetta. Non usare parlare male della mia capigliatura. Mi sa che di qua c'è cosa? C'è Amira che voleva qualcosa di particolare, ma non lo sappiamo fare. No, era Elsie che vuole qualcosa. Capello di Yakuza, non lo so fare. Quindi t'attacchi. Qui dentro c'è Amira. In casa di Amira ci sarà Amira. Forse. Dobbiamo giocare un po' a bestiole. Dobbiamo fare amicizia. Ciao Amira. Sorry. I'm not really much for conversation. Mi va benissimo. Crema solare. Non... Crema solare l'abbiamo trovata durante l'ultimo horror con Folk. Possiamo usare quella se volete. Giochiamo a bestiole. Abbiamo trovate tante di creme solari lì. Quindi. Ok. Primo turno elefante contro elefante. Lei adesso gioca il gatto. Ma vaffanculo. Lei ora usa un topo. Bene. Lei ora usa un altro elefante. Yes. Rigioca. Beh, 1-0 per oggi. Per ora. Lei parte con un topo stavolta. Ah. Adesso userà un elefante. Merda. Non ha giocato topi per due mani di seguito. Quando usi l'elefante contro di lei ha sempre un topo pronto. Ma dai. Ma dai. Ma non va bene così. 1-1. 1-1. Dai, ce la possiamo fare. Stavolta partiamo male con l'elefante. Ora è un topo. Ora è sicuramente un topo. Quanti elefanti? 4 elefanti. Ma stai zitta. Non ti voglio più vedere per oggi. Ma dai, 4 elefanti è veramente ridicola come cosa. Allora, è che non ho proprio idea di come si fanno né la crema solare né quell'altro. Oh no, riciclatore senza carburante. Va bene, andiamo da loro allora. Posso rubare qualcosa da qui? No. Posso rubare solo da quella di Amira, mi sa. Di Mian. Le missioni le abbiamo già fatte oggi. No, non è regolare avere 4 elefanti. Oh. Sì, le missioni le abbiamo già prese oggi. Sì. Dobbiamo raccattare il coso. Le assi di legno duro che avevamo lì pronte a fare. Le assi di legno duro. No, il tempo non passa troppo velocemente. In realtà, mi sembra che sia abbastanza equilibrato bene il tempo qui a Sandrock. Mian, sei venuta a rubarmi il cibo come io faccio da te, ma io non lo metto il cibo sull'essiccatore. No, giochiamo a bestiole anche con te. Che sia una bella partita. Vediamo, vedremo. Lei parte con un gatto. Adesso metterà un elefante. Allora,
Non può avere un altro topo. Porca troia. Spero che sia un altro elefante. No. Ok, bene. Pensavo di aver già perso questa praticamente con la prima mossa. Due gatti di fila. Glielo ho chiamati anche bene. Ora ha un topo. Ma chi sono? Ma chi sono? 4 a 0. Cappotto. Gatto. No, è un elefante. Ora ha un topo. Non... Ma anche lei? Stronze. No, non è stato divertente. Allora, abbiamo delle casse, mettiamole subito al lavoro. Questa cosa è stupida. Questo modo di muovere gli oggetti. Vabbè. Allora. Là. Là. Per lei è stato divertente, sicuro, sì. Allora, mettiamo da qualche parte le reliquie. Quindi. Ok, no, riempimento automatico non mi fa mettere niente. Questa, tutta questa roba qui, tanto. Non volevo fare questo. Questa la posso mettere anche lì. Tanto non la userò mai. Non la voglio usare. La pistola. Non lo so se fargli qualche proiettile. Perché possono essere buoni i proiettili della pistola. Però non ho voglia. Mettiamo questa roba. Questa sedia, vabbè, la metteremo in casa questa sedia. Ah, abbiamo ancora tre proiettili. Wow. Dalla smerigliatrice. Vabbè, ora ci guardiamo come si fanno. Obiettivo fotografico. Macchina fotografica. Parte destra della macchina fotografica, scusate. Ok. Statua di Ozdak che adora il sole. Il sole. Ok, poi. Cos'altro abbiamo di qua? Uovo ingioiellato. Bandieruola. Anche il motore ci potrei mettere in realtà. Forse però ce l'ho in un altro coso. Aspetta. Si può guardare. Anzi, facciamo così. Ah, ce li ho dei proiettili in realtà, guarda. Ho ben 46 proiettili. Li fumo tutti al primo boss. Però intanto ce li abbiamo. Mettiamo questa gomma qui. Mettiamo qui 999 di pietra, che credo non ci serviranno a tanto. Fertilizzante. Mi fa schifo piantare qui, quindi potremmo anche metterlo lì, guarda. Costoletta. No, la costoletta ce la teniamo dietro. Allora, qui cosa abbiamo? Mr. Teddy, non so cosa faccia. Guardano nei suoi occhi di perline nere e ti senti circondato da un certo senso di sicurezza. Sì, poi arriva l'altra madre che mi chiede se voglio avere anch'io degli occhi in quel modo. E a quel punto è finita. Miele, funghio, sale, rugiada, pietra di energia usata. Flacone medicinale, a questo punto lo rimettiamo lì. A proposito, tazza tecnologica. A proposito, dove me li ha messi così? Ah, eccoli sono qui. Medicina. Medicina e... Dov'è il laccio emostatico? Li ho già messi a posto? Forse ce l'avevo già in qualche cosa. Oh, ma... Ah sì, ci sono qui. Questi me li porto dietro. Perché tanto questi
sono sempre utili, diciamo la verità. Togliamo questa roba qui. Mirtillo delle sabbie, ma togliamolo. Miceli di fungo, ma togliamoli, ma chi se ne frega. Bomba da lancio, ma non la uso. Cassetta degli attrezzi, tanto la posso usare da qui. Guida, ma non mi interessa. Togliamo anche... boh. Gomma, gomma. Museo, mattoni, filo. Anche questi li possiamo togliere per ora. È che il problema è che questi li tolgo, ma non è vero che li tolgo, perché dopo, nel momento in cui li, cioè, mi servirà a rifarli, e quindi comunque li dovrò sempre rifare. Facciamo così, dai. Vai, per ora abbiamo fatto abbastanza spazio, direi. Fresatrice, assi di legno duro. Dov'è la signora a cui devo ridare questa cosa? Incarico di... ah, non era una signora. Ero convinto che l'avesse fatta una signora la missione. Non volevo offendere la... il tizio. Ero sicuro che la missione l'avesse data una signora. Parapam, papapa. Oh, ciao. Ok. Incarico di Sandrock. Tienti le tue assi di legno duro. Questa inquadratura è bruttissima. Oh, hai già finito la mia commissione? Caspita, ora credo di non avere scuse. Grazie mille, suppongo. Quanto alto, poi? Ah, ci mancano i circuiti semplici. Fammi vedere se qui nella missione mi dice che magari i circuiti semplici uno li può prendere da qualche altra parte. Sì, ne sono sicuro. Da rovina stazione Geco, rovina abbandonata Preccia, pila di Ferrari. Sono sicuro di averle. Sono sicuro. Questa è una pila di legno, non sono di sicuro lì. Ma sono sicuro che in qualche cosa qui c'è. Inoltre... no? Da qui no? Vabbè. Poi ci mettiamo i rottami di ferro. Allora, circuiti semplici. Questo è il microchip. No. 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 Eccoli qua, vedi? Sapevo. Sono le 8, ce la possiamo fare. Ah, è sabato, ci sono le storie intorno al fuoco di coso? Di Owen? Raccontaci una storia, papà Owen. Papà Castor Owen. Aha, what's all this then? Slight damage around the edges, a bit of fading, but you can make out the font pretty clearly. Admiral Salt, something, something. No thanks, computer. Ah, e questo cos'è? I bordi sono leggermente danneggiati, la scritta è un po' sbiadita, ma si può ancora distinguere abbastanza bene. Admiral Salt, qualcosa, qualcosa. No thanks, computer. Probably from around 250 before Peach, if I had to guess. Would probably score a preservation rating of at least a B back with the professor. 250 prima di Peach. Wow. Probabilmente risale al 250 prima di Peach. Se dovessi tirare a indovinare, potrebbe ottenere dai professori almeno una B in punteggio di conservazione. Bella scoperta, Cinnazon. And good timing too. My latest essay topic was just approved. Old World Utilization Theory, a case study on Sandrock's The Breach. Ah. Mouthful that it is. My essay titles are actually more concise than most. Sembra solo il titolo di un isekai.
E ottimo tempesmo anche. Hanno appena approvato il tema del mio ultimo saggio. Teoria degli usi del vecchio mondo, un caso di studio sulla breccia di Sandrock. Sembrano tante parole, ma in realtà i miei titoli sono molto più concisi di quelli degli altri. Anyway, this helps me build my case around my hooky hypothesis. So, thanks again. Comunque, tutto questo migliorerà la mia argomentazione sulla mia ipotesi del marinare. Quindi, grazie ancora, Cenanzon. Non è troppo di trouble, I hope. Dangerous? You appear to be in one piece, at least. Non è stato troppo pericoloso, spero. Mi sembra che tu non abbia subito troppi danni. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Make sure you train if you're going to keep diving like this, though. Follow through with your strikes. Use all your weight to attack. Don't forget to exercise your core. Just some tips I saw in Ruined Divers Seasonally. Ah, sì, se vuoi continuare a esplorare le rovine, dovresti allenarti bene. Sfera colpi precisi, usa tutto il tuo peso per attaccare e non dimenticare di sviluppare i muscoli. Sono alcuni consigli che ho letto sulla rivista, L'Esploratore. Well, in any case, Doro l'Esploratore. No, non l'ho letto! Beh, in ogni caso mi hai dato un grande aiuto, se ipoteticamente fossi entrata io nella breccia. Non lo so, non ho visto. Ah, aspetta. No, dal telefono non mi fa tornare indietro. Vabbè, pazienza. Probabilmente avrebbe stava per dire che stava per morire. Sì, in realtà stavo provando, ma... Oh, perché qui nel mezzo tra la gente? There was a brief chapter of Sandrock history when a bunch of weird, mustachioed golden AI robots from the... Oh no, C-3PO! ...fell out of the sky. Started terrorizing people in the desert. C'è stato un breve capitolo nella storia di Sandrock, in cui un gruppo di strani baffuti, no, è lo chef di quell'altro, come si chiamava? Non Arlo. Oddio, ci ho fatto anche il video come ripararlo quel tizio, perché quella missione era confusionaria, non me lo ricordo. Vabbè. In cui un gruppo di strani, baffuti robot dorati del vecchio mondo cadde dal cielo e iniziò a terrorizzare la gente del deserto. I researchers at the time identified them as helper AI that had once worked in the space stations up in the sky. But they must have hit their heads or something, because when they landed here they just started robbing people non-stop. I ricercatori dell'epoca li identificarono come assistenti artificiali intelligenti, che avevano lavorato in passato nelle stazioni spaziali su in cielo. Ma dovevano aver battuto la testa o qualcosa di simile, perché al momento dell'atterraggio cominciarono a derubare le persone senza sosta. Scusate, stavo cercando di leggere sia la chat che il dialogo insieme. It's theorized that something about their AI logic programming made them somehow arrive at the conclusion that the best way to fulfill their purpose, whatever that might be, was to steal things from people. Whatever the case. Giusto, Hack, ecco come si chiamava. È stato ipotizzato che qualcosa nella loro logica di programmazione li avesse in qualche modo spinti a giungere alla conclusione che il modo migliore per adempiere ai loro compiti, qualunque essi potessero essere stati, fosse quello di derubare le persone. Hack non derubava. Sia come sia, erano implacabili. Their metal bodies were tough, and they rarely miss with a shooting. So, whenever they came your way, your best bet was to just give up and hand over your goods. I loro colpi metallici erano resistenti e raramente sbagliavano mira con le loro armi da fuoco. Quindi, ogni volta che qualcuno se ne trovava uno di fronte, la cosa migliore era arrendersi e consegnare tutti i propri averi. One day they disappeared, just as mysteriously as they'd arrived. This was years ago, but who knows? They could still be out there. Un giorno scomparvero, misteriosamente come erano apparsi. Questo è successo anni fa, ma chi lo sa, potrebbero ancora trovarsi lì fuori. Bello, ho beccato il momento in cui ancora non avevano tolto il coso. Ciao Arvio, quanto sei giù? Ok, autunno 6. Mi dimenticherò del tuo compleanno. L'unica cosa che avevo contro Hack è che veramente la missione per cosarlo, per metterlo a posto, era confusionaria al massimo.
Pim, 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 pim. Ciao di nuovo, Mian. Però non ho nient'altro da fare. Devo solo aspettare quel riso, quelle piante, questi schifi. Sei giorni, sono troppi. Ovviamente perché l'ho messo nel baule non va bene. Che palle questa cosa. Magari col fertilizzante ci mette meno. Ovviamente questo coso, questi grossi, ne serve di più di fertilizzante. Bastardi. Va bene, andiamo a casa. Andiamo a dormire. Sono le 11:30. Conferma. Allora, vediamo se riusciamo a fare una o due giornate prima di chiudere. Se mi incastro nel letto in quel modo, mezza. Vai a dormire anche te? Perfetto. Buonanotte, Linfair. Grazie mille per esserci stata finora. Ah, cutscene. The Shonash Canyon Bridge has always been our lifeline to much of the Alliance of Free Cities. When it was destroyed, our survival hung in the balance. E il ponte sullo Shonash Canyon è sempre stata la nostra unica via di comunicazione con l'Alleanza delle Città Libere. Quando è stato distrutto, la nostra sopravvivenza è stata messa a rischio. But when the going gets tough, sand rockers get tougher. We all played our part in rebuilding this bridge. But let's give a special round of applause for our core construction team. Ma quando le cose si mettono male, gli abitanti di Sandrock si fanno più tosti. Abbiamo tutti giocato un ruolo importante nella ricostruzione di questo ponte, ma facciamo un grande applauso alla nostra squadra di costruzione. Yay! Di tre persone. I would also like to thank the world-renowned businessman Mr. Musa, as well as the Alliance of Free Cities for their generosity. Much of the budget for this bridge was donated by Mr. Musa after he heard about our predicament. Ah, ecco, vedi. Vorrei anche ringraziare Mr. Musa, un uomo d'affari molto conosciuto in tutto il mondo, così come l'Alleanza delle Città Libere, per la loro generosità. Gran parte del budget per la ricostruzione del ponte è stato donato da Mr. Musa dopo aver appreso della nostra situazione. E con ciò dichiaro ufficialmente aperto il nuovo ponte sullo Shonash Canyon. Yay! Succederà qualcosa. Arriva Logan. Arriva Logan adesso. Has anyone seen Dr. T? Ah no. Deve usare il suo Gungam. Ok, questa probabilmente sarà la copertina dell'episodio. Non quella che avevo detto prima. Non importa l'ampiezza di ciò che ci preoccupa o il peso di ciò che ci turba, noi rimarremo fermi e immobili, come questo ponte. È lo spirito di Sandrock. Dopo questo successo, posso affermarlo con certezza. Il meglio deve ancora arrivare. Yay! Parliamo con tutti. Wow, abbiamo finito con il ponte! Finalmente ora posso... accidenti! Abbiamo avuto così tanti impegni ultimamente che non so nemmeno cosa fare nel mio tempo libero. Non lo sapevi già prima? È stato il tuo primo arco narrativo, praticamente. Certi dettagli sulla cerimonia di inaugurazione andrebbero dimenticati. Immagino che tu abbia capito a cosa mi riferisco, no? Ma no, andava benissimo. C è sempre stato molto meticoloso. Mi facevo sempre prestare i suoi appunti a scuola, perché scriveva sempre tutto fino all'ultimo dettaglio. E non vuoi commentare sulla sua figuraccia? E che amico sei? Tu ricerca roba. Fammi una fresatrice civile. So long. Non mi interessano.
Owen, è da tanto che non parlo con Owen. Ehi, Cinazon, ho visto il ponte. Sai, penso che si possa dire con certezza che se qualcuno ha mai avuto dei dubbi su ciò che, di cui tu e Mian siete capaci, è stato ufficialmente messo a tacere. Hello. Giochiamo a bestio... Ah, parliamo di ricette. Mi sono preparato il pranzo oggi e, beh, devo dire che era veramente buonissimo, se posso usare dirlo. Ho chiamato questo piatto pesce sabbia al vapore. Vuoi la ricetta? Spenderei 80 gal. Ah, cioè, nel senso, la vuoi la ricetta? Sono 80 gal. Certo, dimmi tutto. Sai, la ricetta pesce sabbia al vapore non è poi così difficile. Basta usare l'ingrediente vaporiera. Non credo che la vaporiera sia un ingrediente. Un pochino di carpa delle sabbie, sale marino, poro delle sabbie ed è fatta. Fatta. Perfetto. Giochiamo a bestioli. No, non credo di avere la sorte dalla mia parte. Credo nel cuore delle carte. Adesso tu giocherai un gatto. Visto? Adesso un topo, spero. No. E adesso tenterai di chiudere con un elefante. Bastardo. No. Ci massacra. Ora c'è un topo. Ora c'è un altro elefante. No. Parte con un elefante. Yes. Ok. Il prossimo è un gatto. Un pareggio. Poteva andare peggio. Me la rischio. Ottimo. Perfetto. Almeno una l'abbiamo vinta. Dai. Ciao. Che partita eccitante. Yay. Fammi andare lontano da te. Voi che hai detto che questa partita era eccitante. Pam, pam, pam. Tra l'altro, voglio fare così, che se no quelle pillole le uso subito. Quel laccio emostatico in pillole. Cos'è quella missione? Cos'è questa roba? Ah, dobbiamo andare oltre il ponte, secondo loro. Vabbè, prima guardiamo le missioni che ci sono oggi, poi ci pensiamo, con calma, tranquilli, tranquillissimi. Allora, che missioni ci sono oggi? Questa da 3 lenti di vetro, non mi ricordo. Le ho fatte anche l'altra volta le lenti di vetro, vero? Mi sembra di sì. Una missione da 3 mi dà solo 55 di reputazione, però. Vabbè, è l'unica da 3 che c'è, quindi. Prendiamola. Accetta. Lama di bronzo. Vuole... da 60. Finto di Acmel, però, ne dà 96. Wow. Non mi ricordo cosa serve per il finto Yakmel, ma non credo che sia così impossibile da fare. Dai. E lui vuole delle assi di legno. Possiamo fare. Giusto. Non posso accettarne più di 2. Oh! Siamo sotto a 1000. Siamo quasi a soli 900 punti da cosa? Da Ian. Che giorno è del mese? Dai, 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 su, su, su. Dimmi che giorno è del mese. Il 21, non ce la possiamo fare. Non credo proprio che ce la possiamo fare. Lenti di vetro. 8 di vetro e 4 di tubi di bronzo. Aha. Ho delle lettere. Da parte del corpo civile. Abbiamo completato un controllo intorno alla stazione di Giko e sembra che sia quasi del tutto libero. Niente che tu non possa gestire. Abbiamo sgomberato anche delle nuove rovine abbandonate di cui ci occuperemo d'ora in poi. Ci sarà una tariffa standard, ma di nuovo niente che tu non possa gestire. Ok, va bene. Da parte del municipio. Il 28 ci sarà il festival Running of the Yakmel. Si terrà la corsa degli Yakmel. Yay. Ok. La faremo sicuramente. Eravamo fortissimi in quella dei cavalli a Sandrock e a Portia.
ci mancano i tubi di bronzo. Ci manca i bastoni, le barre di bronzo, però. Aspetta, no, ce li ho le barre di bronzo. I tubi si fanno dalla fresatrice? No. Dalla smerigliatrice? Sì. Ok, falli. Perfetto. E poi abbiamo da mettere la roba per il finto Yakmel. Cuoio, bastone di rame, assi di legno, altoparlante di rame, un motore. Posso... Beh sì, dai, ce la dovremmo fare. Magari non in un giorno, ma ce la possiamo fare. Motore. Rame. Non abbiamo il cuoio semplice? Servono delle pelli di animale. Servono altre pelle di animali, non conciate. Ok, dobbiamo andare ad uccidere qualcosa. Gli altoparlanti. Poi assi di legno. Assi di legno non dovrebbero essere un grande problema. Ok. E cuoio. Va bene, andiamo a sterminare qualcosa. Vedi, io vado ad attaccare la fauna locale solo quando serve. Yakmel, dobbiamo farne uno finto. Quindi ci serve qualcosa da quelli veri. Non sono decisamente un problema. È riuscito a farmi un colpo questo. Salta spina, muori, 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 che ci darei della rugiada, ne sono sicuro. No, non c'è andata. Anche l'alfa non è che abbia resistito tanto. Ora dovremmo poterne fare abbastanza. Perfetto. Mi manca solo la cosa, manca solo le assi di legno che le stiamo facendo. Ah, le hanno già fatte. Wow. Raccogli. Finto Yakmel, perfetto. Tubi di bronzo. Ce ne manca uno. 20, cosa vuoi? Perché mi stai osservando in questo modo? Ho una stalker. Allora, mettiamo quella missione quella lì. Ian, vieni qui. Vieni subito qui. Ciao, Owen. Bartle's Oasis. Hello. So long, partner. Parabam, parabam, pam. Dove diavolo è? Perché sei quassù? Ehi, sai cosa? Hai fatto un ottimo lavoro con quel ponte. Ormai non sei più un principiante. Beh, una cosa simpatica ci ha detto. Tieni questo Yakmel. Non male, ma la prossima volta cerca di essere più veloce, Chinazon. Ma te lo... Ho preso la commissione stamani. Bastardo. Stronzo. Che poi come minimo piglierà anche lui i punti di reputazione per questa qui della commissione delle città libere.
Scommettiamo. Vedere se ora che l'ho presa posso prenderne un'altra, magari. Dai. Non mi ricordo come si fa ad avanzare di livello e quindi poterne prendere un'altra ancora. No, va bene. Ma possiamo farcela, possiamo farcela, dai. A fare un coso. Possiamo farcela a battere Ian. Se non questo mese qui, il prossimo. Questo mese qui è difficile, anche se questa qui dello Yakmel ci dovrebbe aver dato un sacco di punti. Però lui praticamente non ne dovrebbe fare più punte di commissioni, cioè non dovrebbe prendere più punti per riuscire a raggiungerlo. Se solo pulire per terra tesse della reputazione, che secondo me sarebbe giusto. Bene, 4 lenti di vetro, portiamole subito al nostro commissionante, commissioniere, committente, committenzionario. Con i Gigren in fuga e la Taran Express di ritorno a Sandrock, potrei finalmente prendermi un po' di tempo libero. Ehi, Cinnazon, com'è il tempo a Iwin in questo periodo dell'anno? Non ho idea. Ciao Morgan. Ah, va bene, ok. Questo posto è un letamaio. Che gli vuoi dire? Centro di ricerca. Dov'è il nostro scienziatino preferito? Dov'è? Eccolo qua. Tieni le tue 4 lenti. Parapam pam. Allora. Sono le 5, quindi dubito che riusciremo ad arrivarci al coso. Alla missione laggiù. Anche perché da qui non ci si arriva, devo arrivare al ponte e poi andare di là. No, non ci si fa. C'è qualcosa qui magari che posso dire, ah non ci vado mai, ci posso andare? Boh, andiamo a casa di Amira, che ti devo dire. Così giochiamo un po' a bestioli, ci facciamo battere, diventiamo amici. Perché per diventare più amici li devi sconfiggere. Amira, sei fuori! In tempi di crisi, temo che le mie ceramiche non siano di grande utilità. Le persone come me dipendono da persone come te per costruire cose come quel ponte. Non è molto, ma è la mia gratitudine. Penso che gli si siano buggate un attimo le palpebre. E quindi ha una faccia veramente terrificante. Hi. Guarda! Non riesce a chiudere gli occhi. Oh mio Dio. Che cosa inquietante. Giochiamo a bestiole, va. Sicuramente vedrai le tue carte. Ok. Un altro gatto? Mamma mia. Non pensavo. Aia. Dovevo aspettarmelo un topo. Perfetto. Yes. La stessa mossa iniziale di prima. Bene. Ma Fable, ma salve. Grazie mille per aver rinnovato, ma soprattutto grazie mille per essere qui. Ma come sta? Da quanto tempo non passava in una mia live? Soprattutto in una live in cui lei non è ospite. Vuoi tornare nel mondo dei vivi? Perfetto. Ti posso offrire un goccio di vodka per tornare nel mondo dei vivi. Stiamo vincendo malamente. No, non è vero. Preparare il fatta, perché ovviamente finora stavo vincendo. Ora che ho detto stiamo vincendo malamente. Vai, a te l'onore Fable di usare il fatta. Che partita eccitante. Cerchiamo di rigiocare al più presto. E tra l'altro guarda
Che bel bug. A lei si sono buggate le palpebre. Non sta riuscendo minimamente a chiudere gli occhi. Catch you later. Guarda ma inquietante che è. Guarda che faccia inquietante. Guarda. Oh mio Dio. Screenshot. No, no, c'è il comando, Fable, il comando, dicevo, il fatta. Usi il comando. Comunque, come sta? Come sta? Ho visto che mi ha mandato qualche messaggio su Telegram, ma non l'ho visto, non l'ho guardato prima. In vendita. Posso comprarlo? Allora, sono solo le 6:30. Ma non è che ora ci sono i comandi, il fatta c'è da quando ho cominciato a fare le live. Fable, queste perdite di memoria incredibili. Allora, cosa... Aspetta, giusto, avevo una sedia da mettere in casa. Guardate che cose incredibili di design. Mettiamo una sedia adesso in mezzo al nulla. Nella nostra casa spoglia, con questa sedia già che guarda il muro, e di qua ci mettiamo un'altra sedia, uno sgabello era forse? No, è uno sgabello, vedi? Vedi? Giustamente. Che viene segnata come sedia semplice, perché non la posso mettere proprio nell'angolo? Che brutta cosa, non la posso mettere neanche sul bordo, mi dà fastidio questa cosa. Oh, sembro in punizione. Cosa si fa di bello di diverso da Portia? In particolare siamo nel deserto, quindi tutte le comodità di Portia, tutto il verde di Portia e soprattutto il fatto che su Portia si potesse tranquillamente disintegrare tutti gli alberi che vedevi per prendere la legna, qui non esiste, anzi... Se ti azzardi a buttare giù un albero, probabilmente ti sbattono in galera. Che è stata la prima cosa che ho fatto, perché ti fanno, guarda, sarebbe meglio che tu non tagli gli alberi, c'è le leggi che te lo dicono. E io ho tirato giù un qualcosa che ho detto, no, ma questo non lo considereranno un albero. Subito, proprio, guarda, è la prima volta che lo fai, quindi va bene, non ti si perdona, però non lo farei mai più, Ok, scusate. Non mi ricordo dove si comprava il fertilizzante, perché non abbiamo più la vicina con la fattoria che quindi ci vende la cosa dalla fattoria. Però da molti punti di vista è ancora più legnoso di Portia. Cosa, il tagliare gli alberi? Allora, credo che tu lo possa fare di nascosto, ma è una cosa... Cioè è difficile che non ci sia nessuno che passa. Però puoi farlo, credo, di nascosto. E il legno, ci sono diversi arbusti in giro qui per la mappa che uno può usare. Aspetta. Comunque più che altro è molto legnosa come cosa. Qui a parte ci sono ad esempio le pile di legno, che quindi ti metti qui, lo raccogli e ciao. E poi questi arbustini qui li puoi buttare giù. Mentre il resto del coso, il resto del verde praticamente, non lo puoi buttare giù. Cioè, praticamente gli alberi che sono più alti di 2 metri non li puoi buttare giù. Sì, è un po' più meccanico di Portia, è un po'... Poi le cose brutte di Portia, tipo... Il essere poco intuitivo per trovare le spiegazioni su come fare le cose o anche i comandi in sé sono anche peggio. Proprio una roba assurda. Però è abbastanza divertente comunque. È sempre non è il sequel in realtà, è tipo ambientato nello stesso periodo temporale di Portia, però più o meno è comunque sempre Portia dentro, nell'animo.
compreso l'inventario che finisce dopo 5 secondi. Però quanti bauli ho. Il tipo, la coltivazione l'hanno fatta veramente, veramente peggio. Verso fine settembre, sì, verso fine settembre dovremmo riuscirci a tornare a sfidarci su Yugi, Cavalieroni, Soul Calibur. Soprattutto su Yugi, dobbiamo fare il Gran Premio Sincro secondo atto. Quella che abbiamo fatto l'altra volta era la Sprint Race, è durata tipo 3 ore. E stavolta faremo la gara vera. Oh, ora che il ponte è stato riparato, il prezzo dell'acqua è tornato alla normalità. Ma, meno male. Esatto, tu devi fare il sincro senza sincro. Ma io in realtà me l'aspettavo dal tuo deck precedente, dal deck del primo Gran Premio Sincro, che tu facessi senza sincro. Ero convintissimo, eh. E quindi ad esempio... Lui è un bastardo. Bellissima notizia, Cinnazon. Hai avuto una promozione e il tuo primo incarico nella nuova posizione sarà quello di costruire e posizionare una fermata per Yakmel vicino alla stazione Gecko. Ecco il diagramma, ora vai. Prenderò più denaro nel nuovo ruolo? No, you'd be making exactly the same. Just with this additional responsibility, it's more about the prestige of being promoted. Certo. No, guadagnerei esattamente lo stesso, ma con un'ulteriore responsabilità. La promozione è più che altro una questione di privilegio, di prestigio. Vabbè, lo farò. That's my builder. You'll do great in your new position. I'll think of a title later. See ya. Benissimo, te la caverai alla grande nella nuova posizione. Più tardi penserò ad un titolo adeguato. A dopo, ti butto sotto quel treno. Da parte di C. Il corpo civile mi ha informato che le rovine abbandonate sulla stazione di gioco sono in effetti aperte e disponibili. Non ci sono più Jiggler a infestarle. Ti consiglio di entrare in quelle rovine abbandonate il prima possibile. Scavare fino a trovare quelle parti di telescopio. Ripeto, probabilmente si trovano nei livelli inferiori. Nel frattempo io preparerò la montatura e attenderò con ansia la notizia del tuo successo. Non mi interessa. Per adesso questa cosa non mi interessa. Costruisci una stazione Yakmel. La faccio da qui? Probabilmente sì. Where is stazione Yakmel? Eccola qua. Allora, bastone di bronzo, tessuto grezzo, non ho idea di come farlo. Pelo di Yakmel e qualcos'altro. Assi di legno duro, involucro di rigo. Ma allora, gli involucri ce li abbiamo, le assi di legno le possiamo fare per bene. No, non le ho preso ancora F1-22, Fable, perché io ultimamente non ho avuto veramente tempo. Cioè, durante le ferie ho avuto meno tempo che del solito, praticamente. Quindi non facevo le live non solo perché volevo staccare anche da quelle, ma perché proprio non avevo il tempo di farle. E quindi non l'ho ancora preso. In realtà ora voglio prendere F1 Manager. Perché quello mi interessa tanto, quello mi interessa ancora di più. Così faccio delle strategie migliori sicuramente di quelle della Ferrari. E bastoni di bronzo possiamo fare? Il tessuto grezzo non so come si fa. Macchina da sartoria livello 1 o dalla sartoria tailor made. La macchina da sartoria qual è però? Non c'è la macchina da sartoria. Gioco. Vedi queste cose. Poi ci sono delle traduzioni fatte un pochino con il culo a volte, quindi... Perché c'è stato un paio di volte in cui una cosa me la chiedeva in un modo da una parte e in quell'altro era segnata in una maniera diversa. Quindi, divertentissimo. Allora, sicuramente non lo facciamo dalla smerigliatrice, però uno ci guarda. Da qui neanche... Allora, intanto mettiamo a fare questi e mettiamo a fare qualche barra di bronzo. Falle tutte. Falle tutte, falle tutte. E l'ha fatte tutte. Lui l'ha fatte tutte. Pa, 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 pa.
mettiamo i rottami di gomma. C'è questa cosa dei rottami che li metti nel riciclatore e riprendi quindi le cose buone, che è simpatica come cosa, però io non so come fare questa. Vedi, io da qui ora non so come dire qual è la macchina per la sartoria, da dove la vedo, perché non c'è un coso, Ah, ci sono molti, molti problemi. Pensavo tu dicessi in realtà in 22. Primo fra tutti, se fallisci nella campagna o hai successo, non puoi cambiare scuderia, ma solo ripartire da capo. Oh, fuck. Ma scusa, perché non posso cambiare scuderia? La potevi cambiare in Motorsport Manager. Dai. Avevo una sola cosa da fare. Prendere Motorsport Manager... Pagavi fior fior di quattrini a quelli che hanno fatto Motorsport Manager e lo trasferivi in un gioco di Formula con la scritta Formula 1. Era fatta. Era fattissima, perché Motorsport Manager è bellissimo. Il problema di Motorsport Manager è che una volta che hai finito una campagna, dopo sei già vita, morte e miracoli di tutti i piloti che ci sono. Quindi ha poco senso fare altre cose. Anche perché c'è un pilota in particolare in Motorsport Manager, che è Enric Lara, se non sbaglio, che è una pilota pagante, 4 stelle, giovane, e ha un sacco di cose. Ha un sacco di potenziale. Quindi diventa veramente il pilota più forte. Paga, perché è un pilota pagante. Lo puoi rimanere lì senza problemi. Lo puoi rimanere lì, bellissimo. Ti rimani in squadra per un sacco di tempo e è fatta, hai vinto. Come secondo pilota prendi una da 3 che paga, così hai i soldi per raccosare, hai i soldi per fare gli edifici e basta. Praticamente dopo ha poco senso fare le altre cose, campagne con altri piloti. Lo puoi rimanere, esatto, come si dice da te a Napoli. Beh, sono diventato un napoletano, non è vero, però... Comunque, perfetto, ha parecchi problemi al momento, aspetta fin quando c'è qualche patch. O se vedo che c'è qualche super sconto, magari proprio perché fa schifo, lo compro e poi aspetto le patch per giocarlo. E comunque, appunto, non ci sono le macchine del coso, non ci sono le... La macchina della sartoria. E non so come farla, cioè, non... Perché ad esempio non mi sta dicendo vai da C e la fai. Allora, qui cosa posso fare? Questo cosa faceva? 10 di esperienza ottenuta tagliando e colpendo gli alberi. Ma non li posso colpire gli alberi, quindi no. Ottieni il doppio dei residui quando scavi tra piedi di rifiuti. Ottieni una piccola possibilità di trovare ore e diamanti tra piedi di rifiuti. Subito. Sì, no, vabbè, con fa schifo intendevo che aveva dei problemi. Immagino che in realtà sia bellissimo, perché poi lo aspetto con ansia da quel punto di vista. Poi mi sono dimenticato che usciva e non l'ho preso, però lasciamo perdere. Qui io uso solo un'arma, quindi vabbè. Facciamo i doppi pugnalini per ora. Andiamo. Per fortuna c'è scritto che il tessuto grezzo lo vendono alla sartoria. Quindi andiamo in sartoria. Perché devo farmele da solo le cose se le posso comprare? Dovrei anche cercare il coso. Dovrei anche cercare il tizio che vende il fertilizzante. Non mi ricordo dov'è. Casa famiglia di Vivi e... Dovrebbero avere una sartoria loro. Devi avvicinarti di più per entrare. Cosa vuol dire? Questo è il banco di Jasmine. Sto guardando attraverso una porta. Un video di una nuova serie che hai pensato. Io invece sto lavorando... sto cercando di forzarmi a lavorare all'ultimo video della serie di Pokémon Oro, così poi andrò avanti e passerò agli altri giochi, ma quel video veramente ormai è diventata una tortura. È diventata una tortura farlo, quindi è pesante mettermici.
Allora, le prendo tutte, così ce le abbiamo. Queste cose di tessuto grezzo. E ora mettiamo a fare il resto. Ma no, vabbè, ormai le avrà fatte qualche barra di bronzo. Però non ho guardato nella cosa. Non ho guardato se ci sono... Non l'ho odiato in realtà Oro Argento, non l'ho odiato. Capisco perché possa essere il gioco preferito di tanta gente. Hanno tanti difetti, non li rigiocherò, a meno di non fare qualcosa tipo una randomizer, che sono sempre divertenti. Però diciamo che se lo devo giocare così da me, piglio intanto il remake. E poi sì, hanno tanti problemi e più che altro ho avuto problemi a farci i video. A portarmi a fare i video, quello per catturare i leggendari e questo qui che sto facendo adesso. Però ormai li ho cominciati, ormai li voglio fare, quindi... Allora, facciamo delle lame di bronzo per C e questi nuclei di diaspro per Amira. Ok. Sì, no, in realtà ho trovato un metodo, appunto, su cui poi ci ho fatto il video. In mezz'ora li avevo visti tutti. Quindi in realtà il metodo funziona. Poi bisogna vedere, perché ad esempio mi è arrivato un commento: dopo 2 ore io non l'ho visti. E gli ho risposto: vabbè, d'altra parte è sempre una cosa di probabilità, quindi c'è chi li vede subito e chi gli ci vuole un sacco di tempo comunque. Allora, ne posso fare uno solo, ok. Lame di bronzo, mi servono le barre di bronzo, come sempre, come per tutte le cose in questo gioco. E... Maremma, vedi qual è la cosa brutta? Cioè, per fare qui, dici, ok, mi serve la lama di bronzo. C'è bisogno di le barre di bronzo e quest'altra cosa qui. Come si chiama quest'altra cosa qui? Non è che premi A e te le fa vedere. No, devi premere prima prima RB e poi LS per vedere le descrizioni. È terribile questa cosa, è legnosa. Smerigliatrice, ingranaggio di rame. Falli. Ci vogliono 3 ore, troppe. Andiamo a cercare questo diaspro. Posso fare un altro bastone? No. Quanto ti ci vuole per fare un'altra barra di bronzo? Troppo. No, questi sono ciottoli, quindi non avranno le robe. Ormai avevo cominciato. Questa è una roccia? No, questo è un ciottolo. Quella è una roccia? No, quella è un ciottolo. Mi serve una roccia dura. Rottame di ferro. No, di rame. Ciottoli. Tutti ciottoli. La tua vita non è completa senza i ciottoli. Ciottoli. Dove sono le rocce dure? No, non 3 ore fisiche, 3 ore di gioco, 3 ore di gioco, figurati. D'altro, credo che questo sia tipo il primo gioco di questo tipo, di appunto, dei giochi questi qui di botteghe, fattorie, eccetera, eccetera, in cui puoi regolare la lunghezza del giorno. Cioè, se credi che ti ci voglia di più per fare qualcosa, nel senso se... Non sei uno che ci gioca hardcore e quindi vuoi proprio prendertela comoda nel fare le cose. Puoi allungare o accorciare la giornata. Puoi addirittura accorciarla. Quindi se vuoi giocare hardcore e vuoi fare le cose proprio col fiato sul collo del gioco, puoi farlo. Ecco un'altra roccia dura. Ci servono tanti diaspori sanguigni. Non credo che riusciremo a farle entrambe entro oggi con le missioni. Tra l'altro poi l'hai vista la serie di Pokémon Oro sul canale Fable.
Perché ho visto che ha ricevuto qualche visualizzazione, quindi mi pensavo fossi te. Nel senso, davo per scontato che fossi te. No, dai, però la fornace senza carburante adesso no. Ok, quindi non eri te, quindi vuol dire che mi devono ancora arrivare le tue, le visual. Questo? Si guarda il bicchiere mezzo pieno. Però guardale. Mi raccomando, guardale. Anche voi da casa, guardate la serie su Pokémon Oro. Vecchia, inguastita, con 2000 problemi tecnici. E terribile. Puoi picconare le mucche, sì, puoi tranquillamente picconare le mucche. Però andargli addosso con la spada è meglio. Fai prima. Allora, qui dobbiamo fare un altro bastone di bronzo, vero? Sì. Dobbiamo fare queste assi di legno duro. Sì. Aspetta, fammi mettere però le due missioni di Sandrock davanti, perché sennò qui... Nucleo di diaspro. Oh no, pensavo di averne trovati già di più. Devo trovare altre rocce dure. Alla ricerca delle rocce durissime. Eccone una. Guarda, picconiamo il muccone. Va bene, Fable, sei contento? Ormai non è un nemico alla nostra altezza, proprio. Goti, puoi picconare le mucche e ottenere la loro carne in questo modo, esatto. Tanto mi ha visto, quindi dovremmo picconare anche lui, guarda. Puoi picconare anche i polli che sparano i fuochi di artificio dal culo. Questo lo rende ancora più goti, immagino. Beh, ti ricordo che... porti a Sandrock sono ambientati in un mondo post-apocalittico, quindi chissà cosa è successo per aver creato roba del genere. Ciottoli, non mi interessano i ciottoli. No, cos'è? Questa cutscene non me l'aspettavo. Sai come si dice? Se non è rotto, non aggiustarlo. Ma è rotto. Beh, allora riparalo. Forza. Ma non è una commissione ufficiale. Tra l'altro l'hai visto, ma bello il mio personaggio, Fable. Non te l'avevo chiesto fino a... Ma guarda ma bello che siamo. Guarda ma belli che siamo. Ah, cavolo, Chinanson. Non riesco più a guardarlo. È come un pugno nell'occhio. Com'è possibile che nessuno ci abbia incaricato di riparare questo affare? Voglio dire, dai un'occhiata! La struttura è tutta deformata, le pale sono malconce e... lo so che non è poi tanto importante, ma pende da un lato. Non sopporto più la sua vista. Dai, ripariamo questo obbrobrio. Ci metteremo solo 10 minuti. Va bene, ripariamolo, perché no? Wow, felice che tu vai a partecipare. Per un attimo ho pensato che tu stessi, che stessi impazzendo. Bene, andiamo a fare una veloce ispezione e mettiamoci al lavoro. Vai ad ispezionare, vai. Io ho da fare. Radilo al suolo. Per ripararlo, sì, serve radilo al suolo. Forse ho parlato un po' troppo presto. Dovrò decisamente tornare in bottega per le riparazioni necessarie. Beh, possiamo considerarlo un piccolo progetto in corso tra noi costruttori. Lo finiremo quando lo finiremo. Ci vediamo dopo. Ciao.
Allora, ora ne abbiamo abbastanza di diaspri sanguigni, quindi possiamo andare. Nucleo di diaspro, perfetto. Qui ha finito, sì. Qui ha finito. Ha finito anche queste assi di legno duro. Scusa. Aspetta. Barre di bronzo, 3, perfetto. Quindi me ne mancano altre 3. Hamilton. E ora capirai, Fable, perché lo chiamo Hamilton, Aspetta. Ah, a parte... Vabbè, è lassù. Dopo lo prendo, quel tizio. Ma no, come si chiama il suo negozio? Ah sì, ma le voglio tutte. Hammer Time! Quindi... Proprio Lewis, esatto. Poi guarda, vicino a casa hai anche delle formiche bombo o delle formiche bombo miele caldo BBQ che puoi picconare, anche loro. Ah, ciao Amira. Ancora il bug delle palpebre che non puoi chiudere, ma mi dispiace. Grazie, spero che non ti abbia chiesto troppi sforzi, ecco la tua paga. Vai a prendere il collirio, ti prego. Esatto, esatto. Fable, ti bannano da Twitch. E bannano anche me, perché sei nella mia chat. No, guarda, dopo se me ne ricordo ti devo dire di una cosa di ieri sera durante la live con Folk, che pensavo di aver detto una cosa proprio bannabilissima da Twitch, ma non l'avevo detta apposta. Quindi... Però Folk per fortuna mi ha parlato sopra, quindi non si sente niente. Allora... Fatto anche queste lame di bronzo, ora ci possiamo andare ad uccidere la gente. Ci, cosa stai facendo? Non puoi andare a dormire. Ah no, stai leggendo. No, stai mangiando. Sembra utilizzabile. Oh, grazie. Ora lo mangio. Fammi vedere se c'è una... Macchina da sartoria, vabbè, facciamola su. Ah, giusto, in realtà non posso perché hai già una roba a fare, quindi accelera. Ma sì, tanto i dischi dati li stiamo trovando veramente a cianfi. Ce li stanno tirando dietro in questo gioco. Intendi il personaggio, l'hai capito ora? Lascerò perdere l'altro messaggio. E invece no. Anche i sopracciglioni. Alla Jonathan. O alla Kenshiro. Però il colore dei capelli è quello di Jonathan. Ma belli che siamo. Jonathan Joestar secco, con il fisico di giorno, ma con il coso. Ma con... i capelli da Sailor Moon. Però guarda là, che acrobazia che fa. Là. Ma come si vola? Centotrenta. Si vola. E ispezioniamo questo mulino a vento, so. Dato che alla fine... lo ispeziono. Lei è tornata a casa. Bra.
là. Guardate che asso dei combattimenti. Dark Souls. Ho anche una pistola, se proprio volessi. Credo che potrei ripararlo se avessi delle assi di legno, dei bastoni di bronzo e dei tralicci. Ci servono 6 piastre di rame. Ci servono altre barre di rame. Ok. Devo ricordarmi prossima volta, appena siccome appena prima cosa da fare in live, andare in miniera. Poi vedi, poi distruggere i monumenti per prendere i rottami. Tanto questi respawnano. Mi sembra giusto che una cosa del genere respawni, no? Ah. Perfetto. 4 bastoni, 2 cuscinetti. Era anche facile come cosa. Mettiamogli altro carburante, perché sennò qui... Aspetta, posso... Attenzione, si porta avanti anche questa missione. Questo non lo posso raccogliere, o sì? La pianta non è ancora matura. Vabbè. Non ho intenzione di andare a prendere del coso. Questi per cosa mi serviranno? Facciamoli però. Ah, per quello. Ah, perché ho messo a fare le barre di bronzo e invece mi servono quelle di rame. Bravissimo, Cinanzon. Bravo. Sei furbo. Allora, dopo questa cosa, direi che possiamo chiudere qui. Chiudiamo questa giornata. Dormi. Vuoi andare a dormire adesso? Sì. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete piace, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo la prossima volta sempre con My Time at Sandrock o con tutti gli altri, con tutte le altre serie sul canale. Quindi potete recuperarvi Story of Seasons, oppure abbiamo le serie su Yu-Gi-Oh!, i giochi horror, Genso Wanderer o altre cose più casuali, one shot appunto più vari. Comincerà anche un'altra serie o due nei prossimi giorni. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao gente!